PC Gamer. Time to play. Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con il 14° episodio del reboot di Tomb Raider. Eravamo rimasti qui sulla spiaggia, dobbiamo raggiungere il monastero utilizzando la motovedetta che Ryos ha sistemato e quindi direi bando alle ciance, cominciamo subito. Da che parte dovevamo andare? Qua ci si perde, deve essere da questa, yes. Ok. Come al solito l'ambiente è talmente vasto che bisogna fare un po' mento locale prima di andare avanti. Ecco lì Giona che sta guardando non so cosa. D'accordo, fai come credi. Andiamo avanti, gustiamoci la scena. E proseguiamo. Lara, cosa pensi di trovare là? Davvero vuoi saperlo? No, ma dimmelo lo stesso. L'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere. È la sua rabbia a scatenare le tempeste. Mm-hmm. Distruggendo il corpo, le tempeste si placeranno. Siamo sicuri? E perché Mattias vuole sempre? Non lo so. Ed è questo a preoccuparmi di più. È tutto pazzesco, lo so. E come se lo è. Ma non c'è rimasta altra scelta. Forza, facciamo. Proviamoci almeno, no? In qualche modo dobbiamo pure uscire da quest'isola. Carichiamo la pistol. Non si sa mai. E non solo la pistol. Tutte le armi che abbiamo a disposizione le utilizzeremo. Bene, andiamo. No. Tu e Reyes sorvegliate l'ingresso principale mentre io cerco Sam. Vuoi andarci da sola? Più siamo, più probabilità abbiamo di farci scoprire. Dovete restare qui e resistere il più a lungo possibile. Potrebbero arrivare solari, ma anche altri. Samurai, la guardia tonante della regina del sole. Sparate a chiunque tranne che a me o a Sam. Tesoro. Vai giù le mani tu. Ti dirò addio, perché questo non lo è. Ti copriamo, Lara. I solari poi non sono neanche tanto solari. Perché appena ci vedono, ci vogliono ammazzare. E quelli sarebbero solari? Ma col cavolo. Vabbè, Lara, andiamo avanti. Che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Cioè, molto. Siamo quasi alla fine, però. Non so se lo finiremo in questa parte. Oppure se dovrei farne un'altra. Non lo so, per il momento vado avanti. Perché non mi ricordo esattamente quanto cammino dobbiamo fare per raggiungere il monastero e raggiungere la fine. Non me lo ricordo sinceramente. Quindi vabbè, per il momento andiamo avanti. Ho attivato comunque il cronometro. Per ora siamo neanche a 3 minuti. Quindi per il momento andiamo avanti e vediamo come si mettono le cose. Sam è ancora viva. E anche l'esimio dottore. Guardatelo il pirla. Chi è quella? La guardia tonante. Gente, custodi del monastero. Attendono di conoscere la loro nuova regina, da colui che l'ha ricondotta a noi. Ah, certo, certo. Ho qualche esperienza di tribù arcaiche. Premio Nobel in arrivo, James. Vedrai che premio. Che sta facendo? Sono il dottor James Whitman. Vengo in pace. Vi porto la vostra nuova regina. La regina. Come si dice in giapponese? La vostra... Joe. Ma il brutta fine per Whitman. Meritatissima, tra l'altro. Non ce ne frega la massa che si è schiattato male. E succede di nuovo casino qua. E porca paletta. Ma come raggiungiamo Sam? Dobbiamo fare il giro largo naturalmente. Va bene, faremo il giro largo. D'accordo. Allora, di qua non ci dovrebbe essere una mazza, credo. Quindi possiamo andare tranquillamente avanti. Dare un salto fino all'altra parte non ce la fai, no, vero? No, col cavolo. Ci tocca fare tutta questa strada. Hai visto, Lara? In che guaio ti sei cacciata? Vabbè, dai. Tanto siamo quasi alla fine. Un altro po' di cammino non ti fa male, su. Almeno ti tieni in forma poi per la prossima avventura. Arrampicati, arrampicati, che non abbiamo tempo. A posto. Qua possiamo saltare, yes. Vediamo che ci sta. Cerca Sam nel monastero. Molto good, allora.
piace la regina dopo tutti questi anni. Facciamoci strada. Lara si è messa così in modalità furtiva. Allora non facciamoci vedere a sto punto. Così ci evitiamo combattimenti extra. Che poi neanche mi ricordo, si possono uccidere quelli. Mi pare di sì, che ci ho provato qualche volta. Sono come normalissimi nemici. Però a sto punto preferisco non farmi vedere, dai. Se ne sono andati di qua? E noi ce ne andiamo di là, allora. Liberiamoci il passaggio dando fuoco a tutto questo casino qui. Ed eccoci. Vai Lara, mettiti qua sotto, vediamo un po'. Vediamo di raggiungere quella poveraccia di Sam che è nei guai. Qua non c'era niente da raccogliere. Mi sa che non ho visto niente per ora. E qua non possiamo farci vedere in effetti, perché altrimenti siamo sicuramente morti. Non possiamo fare niente. Sono in troppi contro uno, non è possibile. Se volete morire fatemi vedere. Ma noi siamo bravi, non ci facciamo vedere, giusto? Le ultime parole famose, poi mi vedono. No, col cavolo. Allora, da che parte adesso? Ah, sì, di qua. Devo arrampicarmi di qua. Lara, è un coraggio assurdo, però. Ma ci puoi contare. Meno male che non ci vedono, non ci vedono, non ci vedono. Siete calmini, eh? Non ci vedete? Altrimenti facciamo una brutta fine, poveri noi. Perché non abbiamo proprio modo di difenderci qua. Se ci vedono parte una scena in cui Lara viene uccisa. Non si ha proprio scelta. Oh, che bel teschio, Lara lo vuoi? No, col cavolo. Il Tomb Raider 4 però nell'allenamento le devi rubando i teschi come segreti. Ecco, mo ci hanno sgamato, però è tutto normale, non preoccupatevi. Qui dovevano proprio vederci. E avete anche una vita del Kaiser, peggio di me. Devo correre qui? Siamo proprio dietro. Vai Lara, corri, corri, corri. Altrimenti ti ammazzano tutti questi. Aiuto, saltare. Non ti fermare, salta, segui il mio ritmo. Salta. No Lara. Vai così, a posto. Siamo salvi per ora? Pare di yes. Fiu, ce l'abbiamo fatta per ora. Per ora, ora vedremo cosa ci aspetta ancora. Allora, qua ci sono munizioni che però abbiamo al massimo. Ops, arrivano nemici. Ma noi siamo armati di magnum, ma che credi di fare, eh? Toh, ma crepaci malissimo. Anche tu, crepaci malissimo. Non ci provare minimamente, vai Lara, spara. No, 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 è troppo tardi. Ma che pensate di fare, eh? Che cosa? Toh, ma crepaci male. No, ho cambiato arma. Vabbè, il fucile, va benissimo. Toh. Che siano sopravvissuti fino ai giorni nostri. E allora qualcuno doveva pur romperci i maroni, no? Per cui questo l'abbiamo sempre al massimo, d'accordo. Allora, andiamo da questa parte adesso. Non credo che ci siano oggetti da prendere qui. Beh. Vabbè, andiamo avanti. Tanto eventualmente per gli oggetti poi ci si può sempre tornare. Nelle parti extra. Qua ci sono dei punti esperienza. Usiamo l'istinto sopravvivenza, vediamo. Qua c'è un accampamento e mi sa che non ci sa altro. Vabbè, dai, usiamo l'accampamento. In generale, la causa delle tempeste è un'anima intrappolata in un corpo deperito. Credo si riferisse all'ultima regina del sole, ma non capisco il ruolo di Miko in tutto questo. Lei era la prima regina. E Mathias è convinto che Sam sia fondamentale. Brutto segno. Whitman. Lui e i suoi dannati sogni di gloria. La sala sacra è al centro di tutto, ma raggiungerla non sarà facile. La guardia tonante ha giurato di proteggerla. Per gli altri non sarà facile, ma per noi... Ma tremo al solo pensiero di ciò che troverà là dentro. Ma che trevi, Lara, che tu sei coraggiosa. Finito? Allora andiamo avanti. 9 diari su 10. Va bene, allora andiamo da questa parte. Tante candeline. Qua ci sono altri punti esperienza. E non c'è altro? Pare di no. Vabbè, andiamo avanti. Sblocchiamo sta porta, va. Ammazza che vento. Attenzione, Lara, che ti prendi un accidente. Vuoi ammalarti adesso? Direi proprio di no, non è il caso. Toh. Eccola lì. Vai, salta Lara. No, col cavolo. Dobbiamo farci ancora un bel po' di strada. Beh, mi raccomando, non fatevi uccidere. Non fatevi sparare. Yeah. Vai, Ryan, sei tutti noi. Grande, Jonah. Bravi così. Che io vado avanti a cercare Sam. Almeno pure loro servono a qualcosa, no? Si fa per dire, perché quelli sanno benissimo, sicuramente. Non come noi che stanno nei casini come qui. Aiuto! Bam!
atterrata sulle boobs, Lara? Non ti sei fatta niente, allora. Mi sa che dobbiamo combattere. Ma tanto siamo armati di magnum, che ci frega. Abbiamo anche il fucile, mitra, abbiamo di tutto. Non avremo mica paura, ma certo che no. Siamo pronti alla battaglia? Yes. Assolutamente. Venite avanti, venite avanti. E vi faccio vedere io chi comando una volta per tutte. Poi calmini però, queste frecce incendiarie. Avvicinatevi, avvicinatevi. Che cazzo, si combattono da lontano. Piccoli bastardelli. Oh, finalmente, bravi così. Avvicinatevi. Muahaha. Toh, crepateci tutti. Tu ci crepi male, peggio degli altri. Facciamo attenzione che qua arrivano nemici poi da una parte all'altra. Eccone un altro. Eccone un altro ancora. Toh, ma crepa. Crepaci male. No, questo si è alzato. Via, via, crepa. Muori. Muahaha. Quanto mi piace ammazzarvi, troppo. Ci sono anche dei barili esplosivi. Se riusciamo a utilizzare qualcuno almeno, sarebbe una buona cosa. Ma che, sono già finiti? Non ci credo. Vediamo, andiamo da questa parte. Probabilmente ce n'è qualcuno nascosto. Ah, ecco, parte una scena. Ehi, sei bravo, complimenti. Scansati, Lara. Altrimenti dimagrisci in modo non proprio correttissimo. Via, via, allontanarsi, allontanarsi. Qua c'è anche un barile esplosivo. Via, 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 via. È proprio per uno, mi dispiace. Dai, avvicinati anche tu. Presto, presto. Vabbè, troppo lontano. Vai, Lara, andiamocene da qui, andiamocene. Oh, qua ce n'è un altro. Molto good. Vabbè, lo siamo tra per lui. Non si è fatto niente. Damn. Vabbè. Allora usiamo le frecce. Muahahaha. Crepaci malissimo. Non sei buono, capito? Bam. Moglie, bravo. Siete una banda di pirla. E vabbè, che cosa. Dobbiamo ammazzarli tutti, neanche mi ricordo. E crepa. Muahahaha. I vostri scudi non servono a una mazza. Oh, attenzione, attenzione. No, facciamo esplodere quello, vediamo se ci riusciamo. No, è troppo lontano. Devono stare proprio vicini, allora. Vicinissimi. Ok, morto anche lui. Non rompere, fortuna che abbiamo la magnum comunque. Molto potente. Quella freccia incendiaria ci è mancato pochissimo che mi prendesse. Wow. Oh, qua ce n'è uno, mi ha preso ora. E non rompere. Devo fare il bullo della situazione, ma guarda un po'. Sono finiti? Sento ancora dei rumori in realtà io. No, mi sa che possiamo andare avanti. Sono tutti morti? Mi sa proprio di es. Ma qua possiamo salire? Forse. Ecco, infatti. Ma che fai tu? Mi segui? Ma vattene di sotto, piccolo pirla. E subito mi segue questo. No, non c'era niente da prendere comunque. D'accordo, allora torniamo di sotto anche noi. E mi sa che possiamo farci strada. Sì, dai, andiamo da quella parte. Loro stessi ci hanno aperto la strada. Ma che carini, siete stati gentilissimi. No, andiamo di qua allora. Sono contento di avervi uccisi tutti intanto. Non mi incazzate però adesso. Non è colpa mia che siete impediti. Non facciamo gli impediti anche noi però, Lara, mi raccomando. No, quello sta morendo. E adesso concludiamo il lavoro. Frecce incendiarie. Non rompete. No, crepateci tutti. Sei ancora vivo tu? No, sei morto. Molto good. A posto, andiamo di sopra. Vediamo se ci hanno lasciato qualcosa di utile. Anche semplici munizioni fanno comodo. Qua che sono granate, le abbiamo già al massimo. Good. Andiamo di sotto. Perché la battaglia non è ancora finita. Ecco, infatti. Oh, calmini, calmini, calmini. No, andarsene, andarsene, andarsene. Questo ci fanno esplodere tutto, mi sa. Ecco, via, via, allontanarsi. Altrimenti, Lara, facciamo una bruttissima fine che non ti consiglio. La facciamo fare a loro. Muahahaha. Questo sì che è un finale col botto. Che mi è piaciuto. Molto good, Lara, complimenti. Allora, i cadaveri ci stanno qua? Eccolo qua di sopra. Vai, Lara, arrampicati. Che magari ci restituisce le munizioni utilizzate. Molto good, grazie, grazie. Di qua è tutto a posto. Ecco, ce ne arrivano altri. Oh, state calmi però, non mi incazzate. Facciamo esplodere, Lara, facciamo esplodere. Almeno uno mi sa che l'ho bettato. Meno male, va. Tu crepaci malissimo. Ma dove vai tu? Non vedi che sei impedito? Peggio di me?
Non rompere, non rompere, devi morire. È la tua giornata. Muahaha, ammazza quanti sei ora qui. Oh, calmi, calmi. Questi fanno un sacco di danni a quanto pare. Via Lara, allontanati. Altrimenti sei morta. Via, 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 allontanarsi. Sono incazzati, via, 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 via. Non così, non così. Salta Lara, non ti fermare, salta, segui il mio ritmo. Sa che torno alla Magnum, così con un colpo almeno. Già rallentano. Adesso calmino. Non ti cazzare così, tanto sei morta, hai visto? Tanto hai fatto che hai raggiunto la tua morte. Ti te l'ha fatto fare anche tu. Ammazza se metto l'ansia però tutti questi. Tony, arrivano anche altri. Non rompere, devi morire. Guardate quanti sono. Demne. Dai, dai, che dovremmo farcela. Via, 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 via. Vai così, Lara, bravissima. Sta zitto, non rompere. E bravo, un applauso. Bravo. Vai così, Lara, vai così. Non fare la timida, spara. Grande. Ripigliamoci tutti i colpi. Ci ripigliamo tutte quelle che ho nost. Oh, chi è che lancia ancora frecce incendiare qua? Aha, sei tu. E ora ci muori malissimo. Hai visto? E così impari. Oh, abbiamo finito, miracolo. Una parte un bel po' movimentata. Bene, bene, bene. E siamo solo all'inizio. Allora, qua ci sono... c'è un cadavere da depredare. C'è dell'altro qui sopra. Non credo, però. Nel dubbio, do un'occhiatina. No, qua è tutto appicciato. Meglio che me ne vada proprio. Non vorrei appicciarmi malissimo. Liberiamoci il passaggio così. Ah, qua non serviva il risalitore. Ok. Ormai ci ho preso l'abitudine con le parti precedenti. Fa lo stesso. Ma costa da pigliare? No, vabbè, parte una scena. Lara, mi sa che sei nei guai. Ammazza che mira del Kaiser però, peggio di me. Aggrappati Lara, aggrappati. Toh, lui se ne va di sotto. Pirlone, pirlone. Così impari. Va bene, quindi ce ne possiamo andare avanti? Direi proprio di yes. Non guardiamoci le spalle che è meglio. Via, via, via. Ed eccoci, qua c'è qualcosa da prendere? C'è un accampamento intanto. Ecco, là c'è qualcosa che luccica. What is it? Questa terracotta cinese avrà migliaia di anni. Possibile che i cinesi si fossero insediati sull'isola ben prima degli Yamatai. Un bel vaso, bello, bello, bello. Pigliamocela allora. Qua c'è un accampamento. Vediamoci dopo. Vediamo se c'è qualcos'altro prima da prendere. Là c'è qualcos'altro che luccica. What is it? Un documento. Se volete leggere mettete in pausa. Vediamo di qua, c'è qualcos'altro. Qua ci sono delle munizioni che però abbiamo al massimo. No, a questo punto mi sa che non ci sa una mazza. Quindi utilizziamo l'accampamento. Abbiamo anche un punto abilità. Vediamo che possiamo fare. Vediamo di qua. Yes. Fucile automatico, fucile a pompa, spara i nemici, bruciapelo. Vabbè, usa questo, dai. Premi il triangolo per finire i nemici sorditi. Sono esecuzioni speciali col fucile a pompa, praticamente. Non ci dispiacciono. Con i materiali che possiamo fare, visto che ne abbiamo 640. Allora, arco. Frecce esplosive. Oh, ci mancano 10 punti materiali. Vabbè, aspettiamo magari un prossimo accampamento. Spero che ci sia, perché quelle frecce le voglio. Le voglio come? Ci tornano utili poi per la battaglia finale. Liberiamoci il passaggio di qua, allora. Toh. Spero di trovare un altro accampamento, però, dopo. Allora. Di sotto c'è qualcosa che luccica e che possiamo prendere. Vediamo un po' che cos'è. Ho visto manufatti simili a un altro vaso. Ban Chiang in Thailandia. Come ha fatto ad arrivare fino a Yamatai? Vabbè, tramite qualche corriere, Lara. Con i corrieri si può arrivare dappertutto. E vabbè, dai. Di qua non c'è altro? Pare di no. Quindi possiamo risolvere già, diciamo, l'enigma per andare avanti? Vabbè, proviamo ad azionare questo, vediamo che succede. Ah, ci apre quella piattaforma, ok. Molto good, la cosa ci serve. Perché tanto ora dobbiamo andare dall'altro lato ad azionare quell'altra. Toh, vai Lara. Ora dobbiamo distruggere la roccia davanti alla porta. Yes, a posto. Di là possiamo salire, quindi andiamoci. Non so se bisogna andarci per forza adesso, però comunque ho visto delle cose da prendere, per cui dobbiamo andarci comunque. Vai Lara, tiralo di qua.
Così facciamo un bel casotto. Ah, ecco, qua serve il risalitore. E vai. 3, 2, 1. Bam. Abbiamo liberato il passaggio così. Adesso non è finita però. Intanto andiamo da questa parte. Devo trovare il modo di arrivare lassù. Che ci sa questa mappa intanto. E ci sa anche un forziere da aprire. Che ci dà dei materiali. Perfetto. A questo punto ci manca solo l'accampamento. Così poi posso comprare quelle armi, quelle munizioni potenziate per l'arco praticamente, quelle esplosive. Va bene, allora adesso dobbiamo richiudere la piattaforma se non erro. Quindi andiamo da quella parte. C'era nient'altro da prendere qui? Non credo. Beh, allora richiudiamo la piattaforma di sotto. Ok, e dobbiamo farla scendere anche se non erro. Sì, perché poi dobbiamo saltare di là, quindi mi sa proprio che dobbiamo abbassarla, altrimenti Lara, anche se ha le molle alle gambe, non ce la fa ad arrivarci. Quindi ci tocca. Ecco qua. Adesso dobbiamo tornare sopra un'altra volta. Un po' un casino, però ci tocca farlo. Vabbè. È il tuo mestiere, Croft. Non puoi farci niente. Allora, di nuovo con l'arco. Facciamolo dondolare. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Vai Lara, salta, 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 non ti fermare, salta. Posso saltare. Bravissima così, brava. Meno male che ce l'hai fatta al primo colpo. Pensavo già di cadere malamente. Eccoci qua. Parte una scena? Così pare. Le regine del sole. La prova in cui la regina sceglie la sua erede. La sacerdotessa prescelta entra nel monastero. Riceve il potere e diventa la nuova regina. Un momento. Sai quante persone hanno dato l'anima per questo? Per la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. Ricettacoli. Non ereditano il potere. Ricevono un'anima. Queste regine erano... Eri tu, Imiko. La prima e ultima. Oddio. E la prossima è Sam. Dobbiamo trovarla. Ma lei non l'avrai. Assolutamente not. Allora, qua c'era qualcosa da prendere pure? Sì. Yes. Un ricettacolo per l'anima della regina. Devo fermare questa follia. Ecco qua, c'era qualcosa che luccica. E mi sa tanto che è un diario. Se volete leggerlo, mettete in pausa. Che poi ora abbiamo anche la mappa aggiornata con tutte le reliquie della zona. Non so se questa l'abbiamo già zombata, mi sa? Mi sa proprio di essa. Vabbè, ci torneremo a prendere al massimo. Per il momento vado avanti. Che siamo già a 22 minuti, quasi 23, di registrazione. Dobbiamo andare quindi da quella parte. Giusto? Dico una bagianata? Mi sa che dico una bagianata comunque, perché... Andiamo un attimo a vedere. No, mi sa che di qua torniamo nella stanza di prima. Ah, sì, torniamo nella stanza di prima, è inutile. Allora, dobbiamo andare... Da quella parte? Yes. E qua è tutto uguale, avete pazienza. Sì, da questa parte, ok. Qua ci sono dei materiali a quanto pare. Ma grazie mille, molto gentili. 720 materiali. Almeno le frecce esplosive possiamo prendere di sicuro. Pare non esserci altro. Quindi l'oggetto di prima l'avevo saltato, vero? Ah, forse no, forse ci veniamo adesso. Un momento, qua vedo qualcosa. Non è che possiamo pigliarlo già adesso? Vediamo. Mi dispiacerebbe, pure devo fare il giro. No, vabbè, vado avanti, dai. Non vorrei che adesso perdessi solo tempo. Forse ci devo comunque arrivare, andando di qua. Qua ci sono dei materiali intanto. Mi sa tanto di sì, infatti. Ci sta proprio arrivando. Yeah, siamo arrivati. Allora non l'ho snobbato, meno male, va. Lara non potrà più usare il viaggio rapido dopo questo accampamento. Ah, benissimo. Allora, qua c'è l'oggetto che abbiamo visto sulla mappa. Già che ci siamo, pigliamolo. Un vaso di porcellana Satsuma. 3 vasi su 3. Credo di epoca Edo. Che bello, abbiamo raccolto 3 vasi. Non so dove ti rimetti, Lara. Non so come facciano a non rompersi dopo tutti i salti che fai, tutte le cadute. Comunque, d'accordo, sei pur sempre Lara Croft. E qua c'è l'accampamento. Quindi mi sa che... Ah, qui avrò lasciato un documento indietro sicuramente. Vabbè, torneremo a riprendercelo. Qua c'è l'accampamento. E a questo punto direi di usare... i materiali per l'arco. Frecce esplosive. Le frecce sono munite di punte che esplodono all'impatto. Queste le voglio assolutamente. Oh, che bello. Siamo a circa 25 minuti di registrazione.
Non so esattamente quanto manca alla fine, quindi mi sa tanto che preferisco finire la parte qui adesso. Non vorrei che fosse ancora lunga la cosa. E quindi per il momento preferisco passare i salutini. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Tomb Raider, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito. Se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike. Vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. E vi do appuntamento al prossimo video, che dovrebbe essere anche l'ultimo, almeno per quanto riguarda la storia principale. E dovrei registrare già adesso perché ce la faccio. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Oh.